anche lei si è innamorata in Piemonte perché suo marito Carlo ha sempre vissuto a Pirne, dunque loro sono proprio qua vicino, ma girano tutta l'Italia perché hanno grandissimo successo, sono stati tra i primi a partecipare alla Fashion Week di Torino, ma poi da lì poi insomma tantissime sfilate. Fashion Week anche di Milano, Oas, Istario Style, Genova Jeans Week, Miss Italia, Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia e sono stati insigniti del titolo di eccellenza artigiana della Carmine di Convercio. Quante cose! Cioè, Laura, ma come fate a sapere tutte queste cose? Ma tu sei scritto qua, Guasco, eccoli qua! Atelier Regina Guasco, grazie! Thank you.
Thank you.
signori, sono con noi la coppia della moda, Regina e Carlo Guasco, con Gigi. Come ti chiami? Io. Regina, abbiamo fatto come dici tu il carosello, vai! Passerella! E il vostro invece a casa, che dorme. Grazie Valentina, questa sera li stiamo strapazzando i tuoi cagnolini. Bene, allora ci mettiamo un attimo qua, io sono davvero molto molto contenta della vostra presenza, infatti Mauro prima ha detto Miss Italia, Oas, tantissime cose. Ma avete iniziato con me? Sì, era una bella cosa. Ricordi i primi vestiti? Sì. No, complimenti, come vedete la sua collezione è davvero colorata, una donna molto molto sensuale, c'è sempre uno scollo, uno spacco. Com'è la tua donna, Regina? Parlami un po' in brasiliano. Diciamo che secondo me dentro i suoi vestiti c'è anche un po' di Brasile, no? Perché vedo i colori del Brasile, verde, giallo, rosso, veramente. Poi il Brasile, io mi sono stato parecchie volte per mia fortuna, devo dire che è una terra fantastica dove nonostante diciamo non stiano bene come qui in Italia, però l'allegria in Brasile non manca mai, quindi portano l'allegria sempre e dovunque. Complimenti ancora a te, al Brasile e anche all'Italia, perché ci vuole anche questo. Ecco, complimenti. Ancora una passerella, noi intanto ci mettiamo qua. Io voglio regalare un applauso fortissimo anche alle nostre ragazze, siete state tutte brave. Foto. Allora, la nostra sfilata terminerebbe qua, ma visto che ci sono ancora tante persone, insomma, stiamo bene, fa anche caldo, insomma, ci stiamo divertendo. Sì. Se Sally ci aiuta e fa un'altra canzone. Certo. Però io prima, guarda, volevo ringraziare le ragazze che hanno sfilato questa sera. Dopo, perché adesso facciamo un incantesimo. Un incantesimo? Sì. Allora, se Sally ci aiuta, Sally, o comunque se tu temporeggi, ho bisogno di 5 minuti 5. Anche 10. Perché adesso per par condicio noi ricambiamo le ragazze. Siete contenti che vi tengo ancora un po' qua con me? Di più non vi posso dire. Cambio! Ultimo cambio!